A che età hai fatto il primo quadro? Il mio primo quadro risale alla quinta elementare, quando mi regalarono dei pastelli a cera che all'epoca non se ne trovavano. E prima facevo tanti scarabocchi, ma sempre a matita e con le sfumature in bianco e nero. Quindi da una decina d'anni in poi ho fatto circa 5.000 tele. Qual è stato il tuo primo quadro? Il mio primo quadro è stato un paesaggio abruzzese. Come ti sei appassionato alla pittura? Allora, io mi sono appassionata alla pittura quando ero una bimba un po' più grande di te e mi piaceva molto leggere i giornali di Topolino e tutte le figure che c'erano, che allora erano disegnate a mano. E quindi mi sono appassionata, ho cominciato a prendere degli spunti da quei giornalini e poi mano a mano, come sono diventata grande, ho fatto cose più diverse. Poi sono andata in una scuola che è il liceo artistico dove c'erano molte cose che parlavano di pittura e questo poi è diventata la mia passione. Da quando è che hai fatto il pittore? Da quando ero come te, ero piccolino pure io, solo che non avevo tutti gli attrezzi che avete voi, che il comune, il sindaco ha messo a disposizione e non avevo nemmeno un maestro. Quando ero più grande, poi andavo a Roma a comprarmi dei libricini per cercare di imparare. Mai visto qualcuno che ti ha imparato a fare il maestro? Eh sì, poi sono andato a scuola da anche grandi maestri, molto famosi, e quindi, ma io sono un po' vecchietto, quindi ho fatto una trafila lunghissima. Invece voi siete giovani, avete tutta la vita davanti. Secondo te ti piace? Mi piace adesso alla pittura o quando eri bambina? Allora, la pittura mi piace sempre, sia quando ero piccola che anche adesso. Però quando ero piccola avevamo meno cose di quelle che avete oggi. Oggi avete tantissime cose, tantissimo materiale e noi ci dovevamo arrangiare con quello che si trovava. Non c'erano tante cose, però comunque mi piaceva allora e mi piace adesso. Adesso forse di più perché ho tanti materiali a mia disposizione. Quando hai realizzato il tuo primo quadro? Allora, il mio primo quadro l'ho realizzato che avevo 15 anni ed era un quadro di un vaso di fiori che io guardavo questo vaso di fiori, una cosa molto banale, e a rivederlo oggi che ce l'ho ancora è bruttissimo, però è il mio primo quadro, quindi è un ricordo. Era un vaso di fiori, avevo 15 anni. Grazie. Qual è il tuo colore preferito? L'arancione perché è fatto da due colori, dal rosso e dal giallo, e quindi il colore del sole, della luce. È quello che cerco di dire pure a voi, che dovete studiare bene la teoria del colore e come metterli insieme. Oltre a dipingere, fai qualche altra cosa? Certo, io oltre a dipingere sono molto appassionata di scultura, quindi scolpisco sulla pietra e poi da un po' di anni mi sono dedicata alla ceramica e alla terracotta, quindi faccio dei lavori in terracotta e soprattutto presepi, quindi in questo periodo sono molto impegnata. Come fai a fare la pittura sulle pietre? Allora, la pittura sulle pietre è molto facile. Praticamente si fa con gli stessi colori che state usando adesso voi, con dei pennellini molto molto sottili e quindi con pazienza, piano piano, piano piano inizio a dipingere sui sassi. È molto semplice. Ma ci hai voluto tanto tempo? E certo, ci è voluto sì tanto tempo perché io ho iniziato un po' alla volta. I primi sassi sono bruttissimi, quelli che faccio adesso sono belli perché ho imparato a forza di fare le cose. Ma con gli stessi pennelli che abbiamo usato noi adesso? Sì, più o meno, i pennelli sono quelli, poi i pennelli ce ne sono di tanti tipi, sono più grandi, più piccoli. Comunque la maggior parte dei pennelli che uso sono pennelli sottili, sottili, sottili. Ma sottili come quelli là che usiamo, quelli là così. Sì, come quelli sottili che vi abbiamo dato all'inizio, quelli sottili, sottili, quelli là uso. Ma tu ci hai provato a fare la foglia da sola senza quello sotto?
Certo, allora lei sta parlando di una cosa che abbiamo fatto all'inizio. Praticamente si chiama frottage, una tecnica che praticamente bisognava ricalcare delle foglie che erano state messe sotto al foglio, giusto? Sì, io l'ho fatta, faccio le foglie anche senza mettere la foglia sotto, ma quando sarai grande pure tu, che avrai fatto tante cose, imparerai pure tu a farle. Tipo faccio anche delle lucciole, delle sedie. Certo, certo, poi tu se hai la pazienza un po' alla volta imparerai a fare tutte le cose, un po' alla volta, come ho imparato io. Poi leggi i libri, vedi il computer, dopo lo imparerai. Okay. Qual è la tua tecnica preferita di pittura? È una tecnica che viene da altri maestri che io man mano cerco di affinare utilizzando vari materiali, cioè diversi tipi di colore e diversi tipi di supporto. Quindi utilizzare sia spatola, sia il pennello e a volte anche le mani. Qual è il tuo quadro preferito? Di quadro preferito ce ne sono tanti, veramente tanti tanti. Però la figlia di Orio di Michetti, che è esposta alla provincia di Pescara, mi dà uno stimolo sempre nuovo e mi emoziona sempre di più. Qual è il tuo colore preferito? Allora, intendi colore, un colore o i colori da usare? Il colore. Il colore? Rosso, il mio colore preferito. Lo usi molto nei quadri? Sì, lo uso spesso. Diciamo, è un colore che mi ha sempre appassionato, il rosso, quindi lo metto spesso nei miei quadri, il rosso, e poi anche c'è l'azzurro che mi piace molto, l'azzurro e tutte le tonalità dell'azzurro, il blu, tutte queste cose qua, perché mi piace il mare e quindi queste tonalità di azzurro. Qual è il tuo artista preferito? Beh, artisti ce ne sono tanti, di pittori mi piacciono i pittori abruzzesi che vanno dai Palizzi ai Celommi, a tutti quelli che hanno fatto la scuola di Michetti, quindi il Cenacolo michettiano dove c'era perfino Gabriele D'Annunzio, e quindi l'Abruzzo ha avuto un grande rilievo nella pittura moderna e anche contemporanea. Quindi noi seguiamo le orme di questi grandi e speriamo che in mezzo a voi salti fuori qualche novello pittore nostrano, soprattutto magari tollese, quantomeno abruzzese. Datevi da fare e cercate di dipingere sempre. Qual è la tecnica per disegnare? La tecnica per disegnare? Di tecniche per disegnare ce ne sono tantissime. Dipende da che cosa, da che materiale usi. Diciamo, se usi pastelli c'è una tecnica, se usi colori ad olio c'è un'altra tecnica. Comunque a me piacciono molto i colori ad olio, e quindi perché sono dei colori molto particolari, non si asciugano, ci mettono molto tempo ad asciugarsi, e quindi tu parti da un disegno, da un quadro, però puoi anche modificarlo per strada. Quindi anche tutti i grandi pittori usavano il colore ad olio perché era un colore che ti permetteva di fare tante cose. E poi per quanto riguarda la tecnica, le tecniche ce ne sono tantissime, poi ogni pittore trova la sua, quella che gli è più comoda. Okay.